Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è il rimodellamento osseo. Il rimodellamento osseo è un ciclo continuo di adattamento dell'osso alle sollecitazioni provenienti dall'esterno. In poche parole, il tessuto osseo più vecchio viene rimosso per essere sostituito con altro tessuto più giovane. Le ossa sono caratterizzate da un'intensa attività cellulare, infatti il 10% della nostra massa ossea viene rinnovato ogni anno tramite meccanismi fisiologici. Questo significa che ogni 10 anni lo scheletro viene completamente rinnovato. Le cellule delle ossa sono suddivise in gruppi. Osteoblasti e osteoclasti. Gli osteoblasti sono cellule specializzate nella produzione di tessuto osseo, mentre gli osteoclasti sono cellule grandi specializzate nel riassorbimento di tessuto osseo. Gli osteoclasti vanno a contatto con la matrice ossea. 2. A questo punto distruggono le fibre di collagene dell'osso vecchio o danneggiato, erodendolo mediante enzimi e pH acido. 3. Liberano così i sali minerali nel sangue per poi riassorbirli quando è richiesto dall'organismo. Questa azione erosiva dell'osteoclasto si manifesta con la formazione di una lacuna. 5. A questo punto inizia l'azione degli osteoblasti. 6. Gli osteoblasti producono nuova matrice extracellulare del tessuto osseo, depositandolo dove è necessario costruire o ricostruire osso nuovo, in particolare riempiendo le lacune lasciate dagli osteoclasti. 7. Avviene così la mineralizzazione della matrice e il ciclo ricomincia. Esiste anche un terzo tipo di cellule, gli osteociti, che sentono le pressioni applicate all'osso dalla forza di gravità o dalla forza muscolare durante i movimenti e inviano segnali a osteoblasti e osteoclasti. Il termine rimodellamento si riferisce alla manutenzione dell'osso già esistente, cosa che riguarda anche i giovani, ma che è importante soprattutto nelle persone adulte e anziane per evitare l'osteoporosi. Quando raggiungiamo l'età adulta e smettiamo di crescere, anche la nostra massa minerale ossea non cresce più. Questo valore ha un massimo chiamato picco di massa ossea. È determinato da alcuni fattori, in parte geneticamente, in parte è dovuta all'alimentazione ricca di calcio e all'attività fisica, sport, durante la crescita. E infine è legata all'equilibrio ormonale, ormoni della crescita e sessuali. Ricorda! Il valore del picco di massa ossea è molto importante. Più il picco è alto, più siamo lontani dall'osteoporosi. La nostra massa ossea nella prima parte dell'età adulta è costante, perché l'osso nuovo che si deposita va a sostituire completamente quello riassorbito. Nell'età senile invece si ha una prevalenza della fase demolitiva, perché l'osso che si riassorbe tende pian piano a essere un po' più di quello che riesce a ricostruirsi. Inizia così la fase della vita in cui si va incontro a una lenta perdita di minerali scheletrici. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.